Stabat Mater è il modo in cui io chiamerei praticamente quasi ogni mio dipinto. E questa è l'idea di base di qualunque cosa, di una città, di un paesaggio, di un volto, di un'architettura singola. È proprio il dramma che succede e all'improvviso il bagliore lo rischiara. Una vergine, come nello Stabat Mater, un edificio illuminato mentre tutto attorno sta andando in penombra. E non è un caso che in realtà quasi ogni città che io ho dipinto e che mi è piaciuto dipingere ha avuto un lavoro che poi si chiamasse Stabat Mater. Quindi esiste una Parigi Stabat Mater, esiste una Venezia Stabat Mater, un Don Nanna Stabat Mater. E poi ci sono questi quadri che io indistintamente chiamo tutti quanti Stabat Mater. C'è una bellezza all'improvviso. Quello che lega i soggetti della mia produzione è l'essere degli strumenti. Cerco di utilizzare dei paesaggi urbani, che poi è il grosso della mia produzione, degli interni di chiesa, di teatri, di edifici, dei ritratti, dei volti di donna, dei frammenti di corpi, dei pezzi di pelle, che io considero a loro volta degli interni per quello che riguarda la figura umana, li utilizzo come strumenti per arrivare ad un obiettivo. Il mio obiettivo è quasi sempre, benché sembri strano guardando le mie opere, è quasi sempre un'astrazione, cioè un'emozione astratta da voler innanzitutto cogliere in prima persona e poi trasferire. Le mie bozze sono sempre quasi degli studi di colore. Voglio dare una sensazione di blu, una grande forza di rosso, una tenue sensazione di un giallo latente. Ed è quello l'obiettivo vero dei miei lavori. Il soggetto è quasi sempre uno strumento. Io utilizzo qualunque artificio, qualunque trucco, qualunque strumento, espediente per caricare nella maniera più esagerata possibile un quadro di luce. Gli espedienti sono tantissimi quelli già utilizzati e si può trovare tantissimo nella tradizione pittorica. La luce, per quello che riguarda un quadro figurativo, è non solo un elemento ordinante, cioè non è solo quello che rivela nella realtà le cose fisiche, ma è anche l'elemento più vicino alla spiritualità in una scena reale. Poiché io dipingo delle scene reali, realistiche, l'elemento che può trasfigurarle, che può renderle molto di più che non una rappresentazione del reale, è la luce che si poggia su di esse. Tecnicamente io ottengo la luce esattamente nel modo in cui la luce viene ottenuta nel mondo fisico, cioè per una deflagrazione. All'interno di una scena generalmente molto buia, dipingo nella primissima stesura di un quadro un gesto che molto spesso è quasi un gesto astratto, cioè la macchia di luce che poi sarà il punto visivo e il punto di maggior concretezza della luce. Successivamente compongo tutti i mille rigagnoli nei quali la luce si inoltra all'interno di una scena, soprattutto per quello che riguarda gli interni di chiesa, le scene più barocche che io dipingo, dei teatri, delle città. Tutto questo è soltanto suggerito, non c'è veramente una verosimiglianza e non c'è neanche una vera rispondenza tra quello che io dipingo per quello che riguarda l'effetto luminoso e quello che si può trovare nella realtà. In tutti i soggetti che io scelgo, scelgo sempre la composizione tridimensionale della prospettiva e anche la posizione delle ombre in modo che la luce risulti il più possibile accecante, folgorante e anche in qualche misura salvifica.
scelgo alcune città piuttosto che altre, e non è un caso che io sia partito da Napoli e dipinga Napoli o almeno un pezzo di Napoli in tutte le città che dipingo. Mi ha dato la possibilità di esercitarmi su una realtà che di suo ha una luce barocca, una luce che sembra tagliare il buio e venire dal buio. Uno dei trucchi scenici, teatrali, che si deve imparare subito quando si vuol dipingere una luce di questo tipo è che non deve essere chiaro alla persona che guarda la luce, questa luce da dove sta venendo. Non deve essere chiaro non solo perché non deve entrare nella scena pittorica, ma perché non deve essere plausibile, deve esserci sempre una distonia tra la luce e le ombre che proietta. Perché se noi liberiamo la visione dalla sua funzione principale, cioè quella di metterci in sicurezza e di farci muovere, di poterci garantire di poter fare dei passi sicuri in uno spazio tridimensionale, liberiamo anche tutto lo scenario che abbiamo davanti dall'obbligo di rappresentazione. Le mie opere fanno la gran vita mondana che io rinuncio a fare. Girano il mondo a tutti gli effetti e in parte fanno a ritroso il Grand Tour che veniva fatto nell'Ottocento. Napoli era una sede del Grand Tour, Roma, l'Italia ovviamente era il Grand Tour. Scegliere un linguaggio visivo, figurativo e anche tecnicamente molto tradizionale vuol dire utilizzare la stessa lingua di un gran numero di persone. Esistono dei linguaggi che sono universali. Questo è parte della gamma di blu utilizzati per questo quadro su Parigi, cioè un azzurro reale chiaro, un azzurro reale scuro, questo blu di cobalto, un blu oceano che in realtà è un blu ceruleo, e questo è un blu black, un nero di vite. Io ho una formazione da architetto piuttosto che una formazione accademica da pittore e una delle cose che da pittore bisogna dimenticarsi il prima possibile è il disegno. È una cosa molto difficile da perdere, soprattutto dopo che si è costruita per così tanto tempo e con così grande fatica. Per questo motivo, ancora oggi, io devo dire, fatico molto a passare da un bozzetto, da un progetto che generalmente è un progetto molto astratto, e passare poi a una scena finita, al dipinto realizzato finito, senza interporre un disegno molto dettagliato. Tutto questo è arrivato poi a formulare la mia tecnica pittorica vera e propria, cioè compensare i due aspetti, avere un disegno molto forte, molto stringente, però riuscire poi a perderlo con una fase di cancellatura anche cattiva, che porta via la gran parte del lavoro di composizione, di tessitura fatto in partenza. Questa per me è una fase necessaria, quasi catartica.
Ho sempre pensato che l'opera d'arte dovesse essere realizzata tramite uno strumento, che è il soggetto, con un fine che è quello di dare una sensazione o di essere utile a chi la guarda. Questo può essere realizzato facendo entrare, dissolvendo la persona che guarda l'opera d'arte all'interno della scena, di modo che si senta completamente coinvolto in un'opera enorme. Da piccolo io ero ossessionato dall'idea dei quadri, delle grandi pale d'altare nelle chiese. Questo mi ha portato anche a dipingere le stesse chiese, a dipingere all'interno delle chiese, non per una vocazione mistica di qualunque tipo, ma perché riconoscevo a quei quadri un'utilità, una funzione. Questo mi piaceva dei quadri nelle chiese. E per questo ho scelto poi queste dimensioni così grandi, perché l'idea di poter far astrarre una persona davanti a un'opera d'arte da tutto il resto e far credere vera quella scena e quell'intento soprattutto è molto legata anche alla materia di cui è fatta la pittura. Per dipingere una prospettiva, una scena, soprattutto le scene urbane, la scelta del punto di vista, almeno come punto di partenza, è molto molto importante. Il punto di vista è un progetto, deriva quasi esclusivamente dall'immaginazione. Immaginare che da un punto preciso di una città, la città possa apparire come la scena che noi vogliamo dipingere è ovviamente una presunzione e va verificata sul posto, anche se quel punto di vista apparentemente è inaccessibile. Cerco di mettermi in contatto con le persone che possiedono quel posto, se è un terrazzo, se è una torre, se è un'antenna. Tutto questo molto spesso mi porta ad avere soltanto una visione confermativa di quello che io pensavo. Da lì in poi posso cominciare a progettare partendo da una scena che so reale. Questa è la stessa scena del corso Vittorio Emanuele, la strada dove ho avuto studio per circa una decina d'anni, dipinta 6-7 anni dopo la versione precedente. Se nella prima versione la scena era abbastanza fedele per quello che riguarda la struttura, però molto intrecciata e intersecata nei singoli edifici, qui in questa versione ho cominciato a costruire un po'. La veduta reale si ferma alla chiesa di Santa Maria Apparente. E tutta questa costruzione è fasulla, è immaginaria, però mi serviva ricreare l'effetto di anfiteatro, l'effetto scenico di anfiteatro. Anche questo edificio in primo piano, in questo caso io l'ho ruotato di 180 gradi. La città vorrei interpretarla come fatta di figure di persone in carne ed ossa e quindi come modelli che tengo davanti a me. A quel punto gli posso chiedere qualunque cosa, gli posso chiedere di girare, di ruotare, di inclinarsi leggermente, di tenersi un po' più stretti, di frantumarsi, di aprirsi. Persino dal punto di vista architettonico, le mie città sono precisamente il ritratto di una città precisa e storica, ma non sono quella città. Eppure spero facciano vedere la bellezza delle città
perché nel guardarle nessuno si preoccuperebbe mai di cercare di capire come è fatta veramente quella città, perché una città di quel tipo non esiste. Io immagino le scene che dipingo, i palazzi che le popolano, vivi, perché in realtà io so da architetto, so che gli edifici sono vivi, sono dinamici, non solo sono vivi per questo, ma sono vivi perché non sono fatti solo di materia, sono fatti di energia, dell'energia, dello sforzo di tutte le persone che l'hanno costruito e di tutte le persone che li devono mantenere insieme. Napoli è una città particolare per questo, perché non solo gli edifici sono fatti di tanti sforzi perché vengano su e si mantengano su, ma si tengono soltanto perché c'è un mutuo soccorso tra edificio ed edificio. Il sorreggersi l'un con l'altro, anche simbolicamente, è una figura rappresentativa anche dei legami che tengono insieme un tessuto storico come quello di Napoli, sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista antropologico. Date pazienza, sì, ho scucciato proprio nel momento che magari stavate riposando. Lo so. Questa qua? Questa qua? Cioè, mi ricordo di voi da quando venivo qua all'università e a fianco a voi stava la Esterina. Che bella. Questo è proprio un mio quadro, uno squarcio di luce dentro un vicolo e dentro una zona di penombra molto molto forte. È una luce naturale, cioè che qua abbiamo in mille e mille occasioni e che ovviamente tu ritrai e te la prendi così dalla strada. È esattamente la stessa luce che ha impostato i quadri seicenteschi, settecenteschi, ottocenteschi. Perciò più che dai quadri tu qua impari dalla stessa sorgente dalla quale hanno imparato i tuoi maestri, che vale molto di più. Io sono molto contento di aver partecipato ad un progetto che ha portato intanto un fiorire di opere d'arte all'interno di un quartiere molto particolare, il quartiere della Sanità a Napoli, e poi ha portato un mio quadro all'interno di una chiesa pazzesca come la Basilica di Santa Maria della Sanità. Detto questo, io ho dipinto circa 12 anni fa l'esterno di questa basilica con delle tonalità rosso sanguigno, un carminio molto simile ai colori dell'Incarnato. Questo quadro era un quadro che apparteneva alla mia collezione privata, ci tenevo moltissimo. L'ho donato alla chiesa, la chiesa lo ha collocato all'interno della navata centrale. Per me questo bastava per appagare il mio desiderio di qualunque tipo di gloria potessi avere, perché significava far parte di un processo molto molto ampio che ha portato nel tempo all'accumulazione di opere d'arte in dei posti che sono dei punti nevralgici delle operazioni d'arte, sono dei centri di smistamento di significato. Come se questo non bastasse, l'acquisto da parte di privati di quest'opera d'arte ha permesso alla Chiesa non solo di finanziare delle operazioni di restauro all'interno della stessa Chiesa, ma anche di produrre delle opere di street art all'interno della piazza prospiciente alla Chiesa. L'opera d'arte che genera altre opere d'arte, l'arte che produce l'arte, intanto fa entrare le singole opere d'arte in un procedimento a spirale che teoricamente può non finire mai. E fondamentalmente, in parte, come artista e come uomo, mi sento anche di restituire alla città parte delle cose che ho preso. In questo caso, più che altre volte, meglio che altre volte, ho sentito come se io stessi non lavorando sulla mia città o attraverso la mia città, ma stessi lavorando, collaborando con la mia città, braccio a braccio, con tutte le persone che l'hanno costruita, con quelli che la stanno costruendo, persino con quelli che la stanno devastando. Faccio parte di un procedimento più grande. Piazza San Luigi, un posto di Posillipo, io ne scoprii la veduta da qua, da via Petrarca,
una veduta molto sopraelevata di una strada che sovrasta via Posillipo. E nel vederla dall'alto si vede la piazza illuminata, tutto il contorno molto buio e soprattutto si vede il retro dei palazzi che cingono la piazza con tutte le loro luci, che sono luci di servizio, perché poi ci sono le verande. Ed è un posto, nella sua semplicità, magico, però è magico non per il posto, ma per il punto di vista che si ha. C'è una piazza come tante altre, con un palazzo come tante altre. Quello che la rende magica è che esiste un punto d'osservazione così particolare, così peculiare. E questo vale per molti posti, è stata una caratteristica della mia pittura da sempre, perché non solo ho cercato dei posti molto significativi, belli, spettacolari, mirabilanti, però ho cercato anche la meraviglia di un posto semplice visto da un'angolazione, da un punto di vista nuovo, inedito o semplicemente spettacolare di suo. Perciò avete capito, ragazzi, io ricapitai in questo bar casualmente, affacciato da qua, dissi: ma che cos'è sto posto? Non avrei mai fatto un quadro di questa piazza, è una piazza ellittica con dei palazzi normali che si affacciano sopra, però vista da qua è pazzesca, bellissimo. Con tutto il mare davanti, l'orizzonte che mi inventai ovviamente, perché di notte non si vede. A questo quadro devo la mia prima personale in assoluto, a quel quadro sono legato e c'è legato anche la persona che subito l'ha acquistato. E quindi io sono molto legato al ricordo che ho di questo quadro, ma probabilmente mi piacerebbe molto riscoprire il quadro, però devo dire, in questo momento ho la piazza originale, quindi non mi preoccupo di quello che feci.